Ciao, io sono Lorenzo e questo è Xplain Blog Tutorial Italia. Oggi scopriremo il Boeing 737-300. Ne vedremo delle belle. Ed eccoci finalmente a cospetto della versione 300 del Boeing 737. Versione che, come sappiamo, ci è stata data da XEG e che è uscita poche settimane fa. Attualmente è uscita la versione 1.0.3, che è quella che sto utilizzando per fare questa video recensione. Ho utilizzato la livrea delle Poste Italiane perché siamo in Italia e perché fondamentalmente era di proprietà del nostro amico Bud Spencer, al quale io sono molto affezionato, avendo visto parecchi dei suoi film. Ma rimaniamo in tema. La versione 300 del Boeing 737 differisce dalla versione 200 per la forma dei propulsori, che in questo caso non sono più sigariformi, ma sono più compatti e anche più performanti, in pratica molto diversi da quelli fornitici dal nostro amico FlyJ Sim. Entriamo all'interno. L'interno, come vedete, ha una strumentazione di tipo analogico, completamente analogica, e con alcune modifiche, ma che vedremo ora. Passiamo alla gestione dell'aereo attraverso il menu. Abbiamo una prima parte che viene chiamata Ints e Tips, scusate l'inglese che mio non è il massimo. Cos'è? Non è altro che una serie di suggerimenti che ci vengono dati dai nostri sviluppatori, quindi da XEG, che ci fa capire un po' come funziona l'aereo in tutta la sua in tutto il suo sendero e soprattutto come settarlo in maniera corretta. Passiamo alle preference, che sono una parte interessante. Innanzitutto cominciamo con le visuals. Praticamente attraverso questa spunta possiamo andare a dire se vogliamo una visione, una camera, si chiama così, che subisce degli scuotimenti durante ad esempio il rullaggio o l'atterraggio dell'aereo, oppure no. Quindi si possono abilitare in questo modo, come ho fatto io, oppure togliere. Possiamo avere le winglets, come si potrebbe avere su un Boeing 737-800. A me non piacciono molto perché non rappresentano la realtà del Boeing 737-300, ma chi vuole le può avere. Torniamo di nuovo all'interno e andiamo a togliere le winglets in questo modo. Possiamo anche avere una versione del Boeing 737-300 nella sua prima configurazione di cockpit. In questo modo, cliccando appunto su questa spunta, vedremo che quelle che sono le strumentazioni di bordo, soprattutto in questa area, sono cambiate in modo ancora più analogico. Ritorniamo all'interno, cambiamo nella versione migliorata e di nuovo invece avremo una versione più aggiornata, che a me personalmente non dispiace, anzi la uso sempre così. Torniamo di nuovo nelle preference, abbiamo la parte di Advanced. Questo debug mode altro non è che la possibilità di visualizzare alcuni errori in una finestra nel caso si presentano degli errori e cercare di capire come andare a risolverli. Li tengo aperti per una questione di poter interagire con essi e capire se posso metterli a posto. Questa spunta invece, Reset Aircraft on Relocation, praticamente ci permette di andare a resettare l'aereo nella sua configurazione, diciamo così, di Cold and Dark, ad esempio, ogni volta che ci spostiamo. La terza spunta invece riguarda l'unità di misura. Io utilizzo in chilogrammi e tonnellate, quindi nel sistema internazionale, perché a me è più congeniale, ma in questo modo posso toglierle. Questa parte qua sono delle custom animation nel momento in cui facciamo dei replay, cosa che spesso non verrà utilizzata. Passiamo poi alla parte di miscellaneous. Abbiamo una zona morta che possiamo regolare
e nel quale il nostro joystick non risponderà. Io l'ho settata per un 12%, ma voi potete scegliere quanto volete. Master Volume è praticamente il rumore che si sentirà di tutto l'aereo e in tutte le i vari suoni che lui può avere. Il suono all'interno del cockpit, e qui una parte interessante è Air Condition Airflow. Praticamente lo vedremo probabilmente in un prossimo tutorial, quando si va a agire sull'aria condizionata all'interno della cabina e all'interno del cockpit sentiremo un sibilo. Questo sibilo potrà essere più o meno forte in funzione appunto di questo cursore che abbiamo qua. Abbiamo poi la parte del pre-flight, diciamo la parte dello startup. Diciamo, io utilizzo sempre il cold and dark, a me piace, come sapete, accenderli, fare tutta la procedura, e quindi lo tengo in questo modo. Chi vuole invece che l'aereo sia già pronto, basterà utilizzare ready to fly. Diciamo che la parte intermedia si capisce già che cosa sia. Altra parte, quick fuel planner. Quanti miglia devo percorrere? In base a questo cursore noi andremo a cambiare la distanza che dovremo percorrere, il tempo di volo, la quota a cui potremo raggiungere e il quantitativo di carburante richiesto. Abbiamo poi i pesi dell'aereo in funzione dei vari serbatoi. Si possono qui mettere in alcune funzioni tipiche, ma possiamo sempre variarle in questo modo. Infine lo zero fuel weight. Questo è molto importante perché dovremo inserire questo valore nell'FMC, ma anche questo lo vedremo in un altro tutorial. A questo punto abbiamo cabin crew, abbiamo la possibilità di aprire le varie portiere, ma nella versione 1.0.3 queste ancora non sono disponibili, speriamo che lo siano a breve. Abbiamo poi una parte importante che sono le varie viste che possiamo attivare all'interno del nostro aereo. Abbiamo la vista visual, che è quella che si vede proprio dal finestrino posteriore del capitano, la vista sui pannelli principale, questo possiamo sempre in un certo senso variarle in modo da avere una visuale più o meno ampia, in questo modo agendo su questo cursore, alcuni zoom sulla parte di FR, l'overhead panel, la parte più alta e quella più bassa, l'MCP, che come sappiamo andremo a utilizzare moltissimo durante i nostri voli, la parte dei vari livelli di N1 piuttosto che di carburante, eccetera eccetera, e l'FMC, che riguarderà appunto un prossimo tutorial, le manette, con anche la cosa che mi piace di più, il trim, il pedestal, dove troviamo le varie possibilità di definire il NAV1, il NAV2, lo squawk, eccetera eccetera, e il pedestal, dove potremo settare ad esempio i trim vari, ma anche la luminosità del pannello, eccetera. Avremo poi la possibilità di salvare tutte queste viste, perché ad esempio se questa la voglio vedere così si potrà fare, e quindi potrò salvare questo tipo di vista in questo modo e andare a vedere il secondo ufficiale e un eventuale observer per quanto riguarda, diciamo, lo strapuntino. E l'aereo quindi si presenta dal punto di vista di questi menu molto molto simpatico, molto utile. Una piccola particolarità, la possibilità di avere una specie di checklist subito presente a portata di mano, quindi nella barra di controllo dell'aereo, e di ovviamente girarci come si fa sempre all'interno dei nostri aerei.
Per oggi mi fermerei anche qua. La prossima volta cercheremo di vedere la procedura di accensione e niente, quindi rimanete sintonizzati e a presto.